Delusione, amarezza, impotenza, tre sostantivi pesanti utilizzati da Luigi Lupi, presidente provinciale della FIARC Brescia, la Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio, in apertura dell'incontro tra i vertici FIARC e quelli di Enasarco, tenutosi presso la Confesercenti di Brescia. Un incontro per parlare delle modifiche imposte dalla legge per le pensioni, un futuro pensionistico sempre più difficile anche per gli agenti. Per gli uomini l'età pensionabile salirà a 66 anni dal 2017 e a 66 anni dal 2019. Per le donne a 66 anni dal 2021 e a 67 anni dal 2024. Si va in pensione senza interpretarli. Primo. Seconda cosa, l'Enasarco, siccome è una cassa dei agenti e promotori finanziari, deve stare alle regole che questo governo ci ha imposto con lo spending review. Quindi cosa significa? Pensione più tardi e penalizzazioni per altri motivi. Quindi abbiamo dovuto rivedere quello che era il sistema che avevamo già adottato dall'inizio del 2012 per andare a una garanzia di 50 anni, dove il Ministero ci richiede di avere 50 anni avanti per il pagamento delle pensioni. Dagli stessi anni la quota, cioè la somma tra età anagrafica e contributi versati, passerà da 90 a 92. Ma non è tutto, i contributi versati dagli agenti saranno meno pesanti ai fini del calcolo. Tra il 2013 e il 2018 è previsto infatti un aumento della parte di aliquota destinata a titolo di solidarietà per garantire l'equilibrio di bilancio e non invece a fini pensionistici. Situazione difficile che ha suscitato le forti reazioni della categoria. Non posso negare la realtà dell'oggi. Ricordo a tutti che la previdenza pubblica ha portato l'uscita a 67 anni legata all'aspettativa di vita, che andrà a regime sui 70 anni, quindi questo problema dell'uscita dal lavoro è un problema generale, e se continua questa situazione di crisi, di recessione economica, è chiaro che sono guai per tutti.